Siamo qui con la professoressa Simonini, sì, che viene da? Firenze, Istituto Comprensivo Poliziano. Quindi una local, come si usa dire, che è venuta a presentare il suo progetto per questo convegno Education 2.0, progetto che ce lo racconti un pochino. È un progetto che riguarda la rete Musica Toscana, e la rete Musica Toscana è un insieme costituito appunto da un protocollo di rete di scuole, di istituzioni scolastiche, tutte della regione toscana, una serie di scuole che vanno appunto oltre i 120 scuole che aderiscono a questa rete. La rete ha come obiettivi quelli di promuovere l'educazione musicale, strumentale e corale per tutti gli studenti, e altri tipi di obiettivi più legati alla valorizzazione della pratica musicale, della didattica musicale, oltre ad avere degli obiettivi di natura di arricchimento professionale per quanto riguarda gli insegnanti. La caratteristica della rete è appunto il fatto che le scuole costituitesi in rete riescono intanto a utilizzare delle risorse, perché l'autonomia delle scuole comporta la frammentarietà nel territorio. L'unione invece in un protocollo di rete consente alle scuole di essere, se vogliamo dire, degli interlocutori un pochino più forti rispetto alle istituzioni. Infatti la rete Musica Toscana è riuscita attraverso un bando a vincere questo bando, e quindi può utilizzare delle risorse che naturalmente hanno una grossa ricaduta sulla didattica e delle scuole stesse. Qual è la metodologia didattica utilizzata, gli strumenti? Sì, sono varie le iniziative che vengono nel corso di questi 2 anni, perché il progetto è un progetto di durata triennale, i finanziamenti sono finanziamenti della regione, e varie sono le iniziative che vengono realizzate, che vanno da progetti che riguardano le rassegne corali, rassegne delle orchestre scolastiche, poi abbiamo dei corsi di formazione per la scuola primaria, dei corsi di formazione sempre sotto forma di ricercazione per le scuole dell'infanzia, corsi di formazione e ricercazione che hanno una caratteristica di essere realizzati con degli stage appunto in sede, e poi intercalati da momenti invece di attività didattica, di sperimentazione didattica, sotto una guida anche online, quindi c'è una piattaforma che segue un tutoraggio online. Una piattaforma creata apposta oppure una piattaforma creata apposta? Creata apposta, sì. E per come hanno risposto progetto, i ragazzini a questo tipo di approcci? Allora, dunque, noi, ripeto, abbiamo diverse iniziative, e naturalmente sulle varie iniziative partecipano scuole del territorio. Diciamo che la caratteristica è che sono rappresentate tutte le province della Toscana, perché era uno degli aspetti fondamentali del bando. E per esempio al progetto che riguarda la manifestazione dedicata ai cori, noi avevamo 37 scuole partecipanti per un totale di circa 1500 alunni. Per quanto riguarda la rassegna delle orchestre, 51 scuole, siamo oltre i 2000 alunni. Queste manifestazioni sono avvenute o in 3 città della regione o a Firenze. E poi per esempio per quanto riguarda invece le attività di formazione e di ricerca, naturalmente gli insegnanti che partecipano alla formazione con la ricercazione restituiscono nelle loro classi, diciamo, il lavoro che la loro crescita professionale ha una ricaduta didattica sulle classi, quindi se si parla di 30 insegnanti sono 30 classi come minimo coinvolte. In alcuni casi vi sono insegnanti che lavorano su più classi, quindi il numero degli alunni è sicuramente molto molto elevato. E poi ecco, quest'anno abbiamo anche realizzato all'interno di un convegno che annualmente viene presentato di 3 giorni sulla riflessione riguardo alla pratica didattica musicale,
un corso, un'attività sotto forma di laboratori dedicata ai docenti di musica e di sostegno per l'attività musicale appunto aperta alla diversa abilità. Quindi questo è un aspetto un pochino nuovo che da quest'anno vogliamo sviluppare sotto forma sempre di percorso di formazione. Quindi è un progetto in progress, come dire. Sì, perché sono tre anni, esatto, a seconda delle esigenze, dei bisogni che emergono nel corso di queste iniziative, con i momenti di riflessione, perché il convegno è anche un momento di riflessione e di input per nuovi percorsi, sia di professionali per gli insegnanti e sia didattici, e viene sviluppata la programmazione, la progettazione degli interventi futuri. Quindi in qualche modo voi avete, nel corso di questi anni, avete effettuato delle modifiche rispetto al progetto iniziale, sì, cioè l'avete certo, ottimizzato? Lei pensi che all'inizio, quando, sì, perché quando è nata la rete, aderivano alla rete 41 scuole, adesso siamo oltre 120 scuole che su tutto il territorio regionale partecipano a queste iniziative. E che dire, diciamo che noi riteniamo che questa rete sia molto importante, perché proprio all'interno dell'autonomia la possibilità di mettere in rete le scuole consente alle scuole di utilizzare formalmente un protocollo di rete per anche ottimizzare le risorse, evitare sovrapposizione di iniziative, soprattutto lavorare in sinergia con i soggetti istituzionali del territorio. Essendo una rete che ha un comitato di indirizzo nel quale sono presenti appunto i dirigenti della regione, l'ANSAS e l'ufficio scolastico regionale che comunque partecipa, diciamo che queste azioni si cerca di creare un sistema integrato. Quindi rispetto al tema del convegno di oggi, che sugli ambienti di apprendimento, intendendo per ambiente. Sì, qui ripeto, c'è un ambiente virtuale che viene usato per l'approccio metodologico, sì, ma anche un ambiente che coinvolge proprio il territorio, quindi certo, le realtà locali. Esatto, per esatto, è l'aspetto credo più importante, che è ambizioso, però credo che sia l'aspetto più rilevante, perché le scuole da sole non hanno possibilità di risorse finanziarie se non mettendosi in rete. Quindi l'integrazione con il territorio, con gli enti, dagli enti locali alla regione, all'ufficio scolastico regionale, consentono di poter sviluppare la propria progettualità in maniera appunto più incisiva, e poi uno strumento di valorizzazione di quelle buone pratiche e di valorizzazione del lavoro che gli insegnanti compiono quotidianamente nelle loro classi, nelle loro quindi scuole. Quindi in qualche modo è un progetto che è focalizzato sulla musica, ma volendo potrebbe essere anche aperto ad altre discipline, sì, come approccio. Certo, questo tipo, la rete può formarsi condividendo delle tematiche che possono essere la musica, ma possono essere benissimo altri temi, altre iniziative. Certo, sì. E se dovesse descrivere questo progetto con uno slogan, che cosa direbbe? Un aggettivo che lo descrive. Dunque, il progetto, ecco, forse il progetto come progetto di rete è l'integrazione col territorio, che rappresenta, diciamo, l'aspetto più significativo. Quindi musica integrazione, perché nella parola integrazione noi possiamo mettere un ventaglio, perché l'integrazione è l'integrazione sociale tra gli alunni, l'integrazione con il territorio, l'integrazione personale nella crescita. Quindi la parola chiave. È una parola chiave, perché non è una crescita solo disciplinare, certo, ma è una crescita della scuola che coinvolge veramente la persona in maniera integrale, perché certo, la musica è uno strumento trasversale, come l'arte, come varie forme di conoscenza, certo, per lo sviluppo, per la crescita della persona, certo, e per l'acquisizione di queste competenze di cittadinanza, che sono le competenze chiave in un percorso permanente di conoscenza, chiaro, di acquisizione della conoscenza. Grazie mille.